Bene, buongiorno a tutti, siamo qua chiaramente per la presentazione di Erna, che chiaramente è un motivo di soddisfazione per tutti noi. Inizia un nuovo percorso, il nuovo Parma, il nuovo progetto Parma, è amato da tutta la gente di Parma, perciò inizia una carriera nuova. Ormai il calciatore è finito e l'ha messo da parte, inizia un percorso diverso, un percorso dove con tutta la passione che lui ha deve cercare di trasmettere ai ragazzi. Speriamo che poi sia un percorso che lo possa portare a raggiungere dei traguardi importanti come li ha raggiunti da calciatore. Per questo, come società, così ci siamo un pochettino attivati per mettervi a disposizione una primavera competitiva. Si è scelto di mettere la primavera perché, insomma, per il nome che ha, per quello che ha fatto, per quello che vuole fare in futuro, una responsabilità solo questa, spero che possa essere un inizio importante per la sua crescita professionale, per il suo nuovo ruolo, perché ha scelto di fare l'allenatore, e per quello che possa fare in futuro, che possa sempre crescere e migliorare, così da togliere sempre delle soddisfazioni. Come dicevo prima, a parte questo, poi oggi mettiamo fuori i quadri completi del settore giovanile. Volevo mandare un caro saluto all'allenatore degli allievi dell'anno scorso, che va a far parte del gruppo della Juventus settore giovanile, perciò è un motivo di grande soddisfazione anche questo. Ha fatto un grandissimo lavoro con noi, a parte il tecnico, anche l'uomo è una persona incredibile, un amico caro, però gli auguriamo le migliori fortune. Ha avuto una grande occasione, speriamo che faccia bene anche a Torino. Continuiamo con le nostre cose, e come dicevo prima, Erna farà l'allenatore della primavera, Fausto Pizzi farà gli allievi nazionali. Anche Fausto ritorna a fare gli allievi dopo un triennio con la primavera, dove ha fatto grandissime cose, dove ha formato dei ragazzi, perché qua la nostra priorità non è vincere dei campionati, e anche in questo siamo stati bravi, ci prendiamo qualche merito negli ultimi anni. Siamo riusciti a fare delle buonissime cose, ad essere competitivi un po' con tutte le squadre, per cui continueremo a vedere cosa siamo capaci di fare. Fausto ritorna a fare gli allievi nazionali, Turrini farà gli allievi B, Maurizio Neri farà i giovanissimi nazionali, Maralini farà i giovanissimi B, Marcello Melli farà gli esordienti 2002, Cornelio Donati farà il 2003, Dario Miloni il 2004 e Novari Federico il 2005. Poi adesso io lascerei la parola ad Erna, che giustamente deve poter dire quali sono le sue nuove sensazioni. Adesso che inizia la nuova cosa, vediamo cosa ci dà. Grazie. Buongiorno a tutti. Bella sensazione di tornare a casa e lavorare tanto in questa nuova veste. Mi sento un privilegiato per il fatto di poter far parte di Parma Calcio, e spero che anche i miei ragazzi sentano la stessa situazione. Lasciamo da parte dei giocatori, oggi mi presento come allenatore e chiaramente non sono nessuno come allenatore, quindi voglio iniziare questa avventura, perché per me è una nuova carriera, una nuova vita, e quindi credo che ringraziare è doveroso, ringraziare al Parma per l'opportunità che mi dà di imparare, e spero sinceramente poter trasmettere questo mio entusiasmo e questa sensazione di privilegio, come ho detto prima, ai miei ragazzi. Ecco, naturalmente adesso Erna è a disposizione, così come Francesco, per le vostre domande. Prego. Sì. Campanini, Gazzetta di Parma, saluto
Herman, ci conosciamo da qualche anno. Ti volevo chiedere, come mai la tua scelta è caduta su Parma per iniziare questa tua nuova avventura? Perché proprio Parma? Ma sinceramente è un po' al contrario, cioè non è una stata una scelta, se non una proposta da parte della società nei miei confronti. Tutto nasce proprio dalla festa del centenario, dove il presidente Ghirardi mi accenna il fatto di poter fare qualcosa insieme. E quindi ne avevamo un po' parlato, l'ho detto le mie intenzioni, che avevo finito il corso di Coverciano, quindi di iniziare a fare allenatore, ma che allo stesso tempo ero già occupato anche a livello di parola, ho messo un accordo con Clarence, con Sedov, per collaborare, alla richiesta sua di collaborare in un futuro nel Milan, di iniziare a lavorare insieme. Anche sia il presidente Ghirardi che Leonardo mi hanno detto, in caso in cui questo accordo, questa possibilità non succeda, noi vogliamo parlare di poter contare su di te e di collaborare insieme. Perfetto, io dopo sono andato in Argentina, quando sono venuto a sapere che quello di Clarks, che era stato esonerato dal Milan, e quindi mi sentivo assolutamente libero di, ho ricevuto la telefonata da parte di Leonardo, che mi voleva incontrare insieme a Palmieri, e mi hanno proposto la possibilità di fare l'allenatore della primavera. Anche chiaramente per mille motivi che non sono più che scontati, non è che ci ho pensato dopo, avere la possibilità di iniziare a casa mia, iniziare in un club, una società che conosco molto bene, e quindi per il percorso che voglio fare sicuramente è un grossissimo vantaggio poter iniziare con gente che conosco bene, con gente che è capace, gente che anche che ho bisogno, visto che non ho avuto la possibilità di fare il settore giovanile in Italia, quindi di conoscere meglio e quindi avere l'opportunità di parlare in queste settimane, perché è vero che ci facciamo la presentazione, noi stiamo lavorando da un bel tempo insieme, e avere la possibilità di trovare qualcuno, un navigato, uno che non si parla da tanto tempo, che sa che ha avuto dei successi veramente importanti, ma non soltanto a livello di titoli, sino a livello dei ragazzi, di capire anche delle risorse umane che ha questa società, infatti i ragazzi. Per me è un enorme piacere e un enorme vantaggio, e quindi la scelta è stata più scontata. Ciao Herman, Pietro Razzini, Gazzetta.it. A Coverciano hai dimostrato di essere un secchione, nel senso che hai preso il massimo dei voti nell'esame finale. In questo momento tu parti dai giovani, non da una prima squadra. La scelta dal tuo punto di vista può essere vantaggiosa per la formazione sul campo come allenatore? È un progetto che ti stimola particolarmente quello di partire dai giovani invece che con dei giocatori già fondamentalmente formati? Guarda, io quando c'è stato altre situazioni ho sempre parlato, quando mi è arrivato altre offerte ho sempre parlato sempre di progetto, di quello che si voleva fare. Mi stuzzicava anche l'idea, in un momento così importante del calcio italiano, un po' capire il perché e il per come di quello che ho, e quindi è stato più allettante questa situazione. Chiaramente, ripeto, un po' riprendendo la risposta di prima, il fatto di poter fare a casa tua, quindi sentirmi tranquillo. Io sono le parti, credo che sia fondamentale avere la possibilità di poter sbagliare, perché fondamentalmente anche questo, per capire, per iniziare un percorso, quello di iniziare con i giovanili è uno anche dei consigli che mi ha dato il nostro maestro a Coverciano, Lorenzo Olivieri,
che consiglia sempre un percorso del settore giovanile, quindi un insieme di cose mi ha portato a scegliere, però fondamentalmente, come ho detto, sono stato scelto più che io scegliere, e quindi e questo mi fa un enorme piacere. Adesso dipenderà chiaramente da me, dal mio lavoro, dai miei ragazzi, vedere cosa dirà il futuro. Nel frattempo penso assolutamente al presente e a come sviluppare tutto qua. Grazie. Prego. Parliamo dello staff. Tu arrivi con uno staff, volevamo sapere chi sono i tuoi collaboratori, perché li hai scelti. L'ho scelto perché Angelo Castellazzi è stato collaboratore di Leonardo sia di Inter Calmina, nonché collaboratore anche di Carvalho del Paris Saint Germain. E quindi sono sempre dell'idea che quando lo stesso vale anche per Marco Giovanelli, uno che per Coverciano è uscito alla grande, uno che si è fatto le ossa in giro e che ha bisogno anche di una grande opportunità e ha tanta voglia di fare. E credo che fondamentalmente nella vita sono convinto che tu intorno a te devi avere intorno gente che sa minimo uguale o più di te, e quindi ritengo che sia fondamentale questa scelta, gente che è già navigata in questo nuovo mestiere per me e che mi aiuterà tantissimo in poter mettere in ordine tutte le mie idee e tutta la mia esperienza, magari l'esperienza del giocatore. E quindi ho bisogno di gente del mestiere che lo fa da tempo e con tanta voglia. Quindi e questo è il motivo. Chiaramente dopo la società mi ha messo a disposizione anche a Mondini, gente che da tempo che lavora con i portieri nel settore giovanile, quindi sono sinceramente molto 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 sereno e molto tranquillo su questo aspetto. Chiaramente, come ho detto anche prima, su Palmiera stessa situazione, mi sento veramente comodo, mi sento tranquillo, mi sento sereno, perché ho intorno a me gente navigata, gente capace, gente che ha già dimostrato sul campo cosa è in grado di fare. Quindi è soltanto un po' canalizzare tutto quello, il vissuto, e non è questa nuova così. Grazie. L'esperienza di Inzaghi al Milan insomma, dimostra che il passaggio dalla primavera alla prima squadra, perlomeno per gli allenatori, non è così difficile, diciamo. Ci può essere l'obiettivo di poter succedere nel medio termine, nel lungo termine magari, a Roberto Donadoni? Ci stai già pensando a questo tipo di possibilità? Cioè un matrimonio Crespo prima squadra sarà l'ideale per il futuro? Ma io penso soltanto al presente, indipendentemente, è chiaro che c'è stata la situazione di Pippo, credo che sia la parte anche emblematica, ma ho scelto il mio percorso, come ho detto prima, ascoltando a chi sa più di me, a chi mi ha insegnato, in questo caso, come ho detto, con Renzo Olivieri. Ma non penso oltre. Ho avuto la possibilità di prendere una prima squadra, soprattutto tanto per capirsi in Argentina, e ho deciso di no, ho preferito fare un altro tipo di percorso. Ciò non toglie che un domani vorrei fare l'allenatore dei grandi, però non per questo motivo, non perché sia parlano sempre. Ho un'idea, non perché sia Parma, perché viva Parma, perché sono stato chi sono stato come giocatore, ho delle garanzie per domani essere allenatore del Parma. Chiaro che un domani sarà un mio obiettivo, ma io devo vivere il presente
e la primavera devo dimostrarmi l'altezza della primavera del Papa. Poi se dopo arriveranno delle offerte vuol dire che il mio lavoro è stato fatto bene, ma io devo pensare assolutamente alla primavera e fare bene. Questa è la cosa che più mi preme e più ci tengo in questo momento. E dopo che avevi appeso le scarpette al chiodo, ti avevamo conosciuto anche nei panni di imprenditore, l'ultima volta ti avevo incontrato quando avevi fatto quella manifestazione di cavalli che ha avuto tra l'altro anche un certo tipo di successo. E adesso farai l'allenatore a tempo pieno, immagino, oppure manterrai anche in questo tipo... Si possono combaciare, quindi non è un problema. Sono stato abbastanza in vacanza e ho avuto abbastanza tempo libero, per adesso sono contento sinceramente di non averle più e di lavorare H24, quindi sono contento, quindi le cose non cambieranno. Credo che fondamentalmente quello che ho fatto nella mia vita da calciatore, sempre ho avuto la curiosità e l'entusiasmo anche su altre cose, che credo che ritengo che sia giusto, senza mai perdere il primo obiettivo, che era quello di fare il giocatore, quindi allo stesso tempo vale questo. Il mio primo obiettivo è quello di fare allenatore. Voglio fare allenatore, ciò non toglie che possa fare altro, come ho detto, continuare a fare delle situazioni extra rispetto a fare il torto. Sì. Commentatore di calcio, continuare a farlo, è una cosa che mi piace, e già mi parla come una cosa che mi piace, che è coinvolgente, ma sono cose che sicuramente non vanno a distogliere le mie attenzioni nel fare il torto, sono sicuro. Grazie. La domanda era collegata all'ultimo punto che volevo porti. Sai che il Parma è stato messo in vendita da Ghirardi, fino a prova contraria, poi vedremo. Non ti è mai passato per la testa di poter comprare, non dico il Parma? No, no. No, ovviamente non da solo, o comunque insomma era stato fatto anche il tuo nome. No, se, al di là di tutto, no, ma se ti venisse dato un incarico tra virgolette alla Facchetti, per capirci, come aveva fatto Moratti a suo tempo, cioè come uomo di fiducia anche a livello societario, chiaro adesso fai l'allenatore quindi magari la situazione è un po' diversa, però ti avrebbe fatto piacere essere identificato come uomo di fiducia e quindi intraprendere anche le attività tra virgolette dirigenziali, non soltanto quelle di allenatore? Guarda, sinceramente non ho mai preso in considerazione, semplicemente perché voglio fare allenatore. La mia scelta oggi è quella di oggi, è da tempo che ho avuto la possibilità non soltanto di studiare, come avevo detto prima a Coverciano, sono anche come allo stesso tempo ho fatto nel frattempo che ho smesso col calcio, non soltanto a studiare ma devi andare a studiare anche agli altri, quindi ho approfittato questi 2 anni e mezzo non soltanto per partecipare a Coverciano, sono andare a fare le stessi con gli ex allenatori come è stato anche accennato per Paris Saint Germain, come andare a vedere ciò che viene andato in Madrid, andare a vedere il suo momento al Milan e al River, anche per capire, andare a vedere Mancini a Manchester City, Mourinho nel suo momento al Real Madrid, quindi ho la possibilità che mi aprono le porte e quindi ho approfittato questi 2 anni e mezzo per lavorare in questo settore sotto questa situazione, quindi del resto non mi ha mai passato per anche me, sinceramente. Mi dispiace per te, Ernan, tu sei parmigiano ormai, non sei d'adozione, sei parmigiano. Ci sono molte attese nei tuoi confronti in questa nuova attività. Non senti un pochino questo peso? Guarda, il peso lo sento di stare a casa, sinceramente.
è bellissimo stare a casa, ma dal momento che uno fa una scelta del genere sicuramente questi tra virgolette timori spariscono, sai, lo metti, fa parte, lo sai che metti a rischio un po' tutto, ma lo prendo più che volentieri, mi piace l'idea, mi entusiasma l'idea, quindi su questo sono molto, molto sereno, perché quando uno ha voglia di fare e gli piace quel che fa, allora le cose vengono a sorgere. Dipenderà adesso dopo delle mie capacità, e questo si vedrà col tempo. Però quello che sono tranquillo è che non si mette, diciamo, a repentare la mia persona. Questo si parla di una professione che uno la può fare molto bene, all'altezza, non all'altezza, ma la persona non cambia. Quello che voglio fare è questo. Voglio trasmettere la mia passione per il calcio, e come diceva mio padre, non ci sono due modi di fare le cose, c'è una sola, bene. E quindi io proverò a farlo così, bene, poi vediamo, sarà il responsabile tecnico a prendere l'orecchio o congratularsi, insomma, vediamo di convincere. Ernesto, come sarà l'allenatore Crespo? Che idee tattiche hai? Come ti piace far giocare la squadra? Ci dici un po' la tua idea? Guarda, io sono allora, il modo di condurre credo che sia molto, molto facile. Sarò me stesso, come ho detto prima, provando a trasmettere la mia passione e amore per il calcio, sperando di questa cosa sia reciproca da parte dei miei ragazzi, e quindi valutare anche questo aspetto, che credo che sia fondamentale, perché soltanto se vuoi fare una carriera a livelli che ti puoi permettere, indipendentemente alti, medio o che sia, ma sempre devi essere molto predisposto a fare dei sacrifici importanti che probabilmente non si vedono alla gente, non alla stampa, ma che soltanto l'amore e il rispetto per la tua professione ti permettono di fare. Di lì in poi ho una cultura sudamericana, ma ho studiato in Italia, apposta sono andato a Coverciano perché ci vuole equilibrio, e quindi mi piace il calcio, chiaro, normale che mi piace il calcio. Vediamo, il materiale umano dei ragazzi ho intravisto e studiato abbastanza, e Palmieri ha avuto la gentilezza di anche perché il suo lavoro di dare una squadra interessante, e quindi avevamo studiato abbastanza e il materiale c'è, quindi questo tempo mi tranquillizza, perché vedo che c'è materiale umano e sportivo molto interessante, molto molto interessante. Ciao, bentornato. Avrai come avversario in panchina dei tuoi ex compagni, perché c'è Chiesa e Sampdoria, c'è Brocchi e Milan, Grosso e Juve. Hai sentito qualcuno di questi qui? Ti farà strano, diciamo, affrontarle da avversario in panchina dopo aver giocato con loro e vinto con loro sul campo? No, per assurdo, probabilmente è vero che se, chiaro, siamo in altre vesti, ma diventa molto familiare, perché diventa anche naturale. È una vita che ci affrontiamo, cioè che affrontavamo un allenamento insieme, perché è vero che sono stati avversari, ma soprattutto anche compagni, perché sia Grosso, Brocchi e Chiesa che tu sono stati compagni in diverse situazioni della mia vita, e quindi sarà molto, molto divertente, anche allo stesso tempo diventerà molto, molto familiare la cosa, e credo che fondamentalmente se avrò la possibilità di andare avanti sarà un po' sempre così, perché le nuove generazioni spingono. E quindi saremo in grado di essere all'altezza sicuramente delle possibilità di mantenere. Senti, un giocatore su cui c'è molta attesa che Parma è ovviamente Alberto Serri, un po' il tuo stesso ruolo, un centravanti, 96, potresti allenare, insomma, fa parte del gruppo del 96 che ha vinto l'anno scorso gli allievi. L'hai già osservato, cosa pensi di lui? Credi davvero che possa avere un potenziale per il Targane? Che cosa gli dici? No, io spero, questa è la domanda più per lui, io spero sinceramente di cuore che non
sta con noi. Deve dipendere dal ragazzo. Bene il ragazzo. Cioè, chiaro che se io devo pensare come allenatore, dico, lo vorrei come. Anche perché passa anche dalla curiosità di sviluppare un ragazzo con enorme potenzialità. Ma credo che per il percorso del ragazzo non converrebbe che faccia un altro anno di primavera al Parma. Credo che è ora di cominciare a volare, è ora di misurarsi con una realtà che possa aiutare la sua crescita. Okay. Sei stato con Mourinho a fare gli strepiti, non ce l'ho mai seduto al meglio, signore. Se c'è qualcosa che ti ha colpito di loro, del loro metodo, se vorresti fare tuo? Guarda, fondamentalmente mi sono accorto anche avendo anche quello che con gli altri, senza andare lontano questo stato che ormai per me è già passato, in vacanza, anche parlare con Pochettino, che adesso è allenatore del Tottenham. E quindi parlando un po' con tutti quanti, fondamentalmente diciamo che nel calcio c'è poco da inventarsi, ognuno ha la propria metodologia, il proprio modo di condurre, poi è chiaro, ognuno con le proprie armi, però fondamentalmente il calcio è uno e credo che fondamentalmente uno deve avere rispetto per le regole e questo credo che sia fondamentale. E poi il modo di condurre, ripeto, ognuno è com'è. Probabilmente uno si può avvicinare più a uno che a un altro, però penso di fare la mia carriera come l'ho fatto come allenatore, quando mi chiedevano a chi mi ispiravo, mi dicevo, ah sì, ma basta, Battistuta, non posso, Caniggio. Io voglio essere credo, io provo a fare il mio. Bene o male provo a fare la mia strada. E quindi stesso discorso vale come allenatore, sì, ammiro, guardo, copio probabilmente, aggiorno, vedo, ma dopo proverò a fare il mio stile, ma credo che sia normale, perché copiare completamente gli altri, vabbè, però tante volte serve come per sviluppare una propria idea. Grazie a tutti, ben tornato. Grazie. Grazie.